Salve a tutti, buona domenica a tutti. Per noi tifosi del Padova un po' meno. Sono tornato dopo un giorno che ho fatto il video su Ronaldo che è andato al Vicenza, perché giustamente nei commenti mi avete detto: "Ma chi se ne frega di Ronaldo? Io sono incazzato per la vendita di Saber Hayek al Cesena." Fatto è che io quando ho fatto il video non sapevo di questa cosa perché non mi ero informato. Ho visto questa notizia di Ronaldo e subito mi sono fiondato a fare il video perché ero proprio preso che mi giravano le palle, come ho detto nel video precedente. Ma il fatto è che adesso è andato via Saber Hayek, è andato via Ronaldo, dovrebbe andare via Busellato. Chi gioca a centrocampo? Se volete, io mi propongo, però nel 3-4-2-1 la vedo dura perché io sono un mediano davanti alla difesa di solito. Posso anche giocare nei due di centrocampo lì, però. Cioè, intanto io mi propongo sicuro 100% che io per quella maglia darei il 100%, il 1000 per 1000. E quindi niente, sono qui per dire sconcertato, sconcertato perché chi cazzo c'è al centrocampo adesso? Seriamente, c'è Dezzi? Cretella? Chi gioca a centrocampo adesso? Spiegatemi. Cioè, stiamo scendendo tutti a centrocampo. Chi prendiamo? Prendete me, prendete me. Numero 96. Perfetto. Comunque, Saber Hayek al Cesena per 2 anni. Definitivo. Boh, io non so cosa dire, non so cosa dire. So che anche voi non sapete cosa dire, o forse sì, sapete cosa dire, ma io non posso di certo fare un video dove bippo tutto quello che dico, perché sennò è quello che direi in questo momento. Fiducia alla società? Sì, però voglio vedere qualcosa di acquisti, soprattutto a centrocampo. Si parla anche di Francesco Belli. Per quanto riguarda la fase difensiva, terzino del Bari, che ha appena vinto il girone C col Bari, è interessata anche la Regina in Serie B, però dicono che il Padova è in leggero vantaggio. Staremo a vedere, sarebbe interessante, bello secondo me. Scusate il gioco di parole, lui si chiama Belli. E sarei molto interessato a vederlo, dovrebbe giocare come esterno destra nel modulo. E quindi magari dicono Germano che potrebbe fare lui la mezzala. Boh, vabbè, non lo so, sinceramente. Fatemi sapere voi nei commenti questo nome se vi stuzzica. Chi comprereste a centrocampo? Perché a parte, vabbè, la mia candidatura che non vale molto, non saprei davvero chi prendere in questo momento. Cioè, ce ne sono tantissimi di nomi, però al momento non se ne fanno, cioè di così tanti, e soprattutto di concreto non è arrivato nessuno a parte Cretella a centrocampo. Boh, staremo a vedere. Intanto oggi ultimo giorno di ritiro a Rivisondoli, si torna a Padova il 27, amichevole con lo Spezia, il 31 alla Recchi di Salerno per il turno preliminare contro il Bari, appunto contro il Bari di Francesco Belli, che magari lì si può anche parlare della trattativa, non lo so, staremo a vedere comunque nei prossimi giorni. E sono curioso di vedere l'amichevole, comunque di parlarne nel canale, di vedere soprattutto la prima partita ufficiale che sarà quella contro il Bari, per poi iniziare il campionato che non vedo l'ora. Sono deluso, abbattuto. Fatemi sapere voi nei commenti. Intanto mettete mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e ci vediamo a un prossimo video. Ancora buona domenica, sempre Forza Padova, beatosi.